Per la rubrica Il Santo del Giorno, oggi 9 marzo, la Chiesa fa memoria di San Domenico Savio, adolescente. Domenico nacque il 2 aprile 1842 a San Giovanni di Riva presso Chieri in provincia di Torino. Cresciuto in una famiglia ricca di valori, fin da piccolo impressionò moltissimo per la sua maturità umana e cristiana. Attendeva il sacerdote fuori dalla chiesa anche sotto la neve per poter servire alla Santa Messa. Era sempre allegro. Aveva preso con serietà la vita, tanto che, ammesso a soli 7 anni alla prima comunione, tracciò in un quadernetto il suo progetto di vita. «Mi confesserò molto sovente e farò la comunione tutte le volte che il confessore me lo permetterà. Voglio santificare i giorni festivi. I miei amici saranno Gesù e Maria, la morte ma non peccati». Grazie. Prendi. Chi sei? Non ti ho mai visto. Mi chiamo Domenico Savio. Vengo da Mondonio. Io sono Don Bosco. Lo so. Ho sentito una vostra predica tempo fa. E dimmi, che cosa ho detto? Che bisogna amare Dio sin da piccoli, altrimenti dopo potrebbe essere troppo tardi. Bravo, Domenico, molto bravo. Che c'è? Mi piacerebbe studiare per diventare prete. La stoffa mi sembra che ci sia. E dicono che voi siete un bravo sarto. Beh, vorrà dire che insieme proveremo a cucire un bel abito per il Signore. Don Bosco, ci servono rinforzi. Arrivo, anzi arriviamo. La nostra squadra ha un uomo in più. Ai compagni appena arrivato all'oratorio diceva: «Sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Procuriamo soltanto di evitare il peccato come un grande nemico che ci ruba la grazia di Dio e la pace del cuore, di adempiere esattamente i nostri doveri». Fedelissimo al suo programma, sostenuto da un'intensa partecipazione ai sacramenti e da una filiale devozione a Maria, gioioso nel sacrificio, fu da Dio colmato di doni e carismi. L'8 dicembre 1854, proclamato il dogma dell'Immacolata da Pio IX, Domenico si consacrò a Maria e cominciò ad avanzare rapidamente nella santità. Nel 1856 fondò con alcuni amici dell'oratorio la Compagnia dell'Immacolata per un'azione apostolica di gruppo. Mamma Margherita disse a Don Bosco: «Tu hai molti giovani buoni, ma nessuno supera il bel cuore e la bell'anima di Savio Domenico». E spiegò: «Lo vedo sempre pregare, restando in chiesa anche dopo gli altri. Ogni giorno si toglie dalla ricreazione per far visita al Santissimo Sacramento. Sta in chiesa come un angelo che dimori in paradiso». Morì a Mondonico il 9 marzo 1857. Don Bosco ne scrisse la biografia e piangeva ogni volta che la rileggeva. I suoi resti mortali si venerano nella Basilica di Maria Ausiliatrice. La sua festa si celebra il 6 maggio. Pio XI lo definì un piccolo, anzi un grande gigante dello spirito. È patrono delle mamme in attesa e per la sua intercessione si registrano ogni anno un numero sorprendente di grazie. Fu beatificato a Roma il 5 marzo 1950 da Pio XII e canonizzato il 2 giugno 1959 dal Papa Pio XII.